Ciao a tutti amici degli anni 80. Allora, questa sera saremo in diretta con Ryan Paris. Eccoci qua. Ci siamo? Ci siamo, ci vediamo finalmente. Vediamo, io guarda, sto in terrazza. Ah, beato tu, beato te. Dove di bello? Guarda, sono tornato a marzo perché dovevo finire delle cose in studio qui. Praticamente sto vicino Torvaianica, vicino Ah, al bene, al mare. mare, quindi meglio di qui. Infatti, quando ci siamo sentiti eri in spiaggia con molta invidia. Beh, sto preparando praticamente il giro e devo perdere qualche. Allora vado a correre. No, no. Allora, prima di tutto, grazie di essere qua insieme agli amici degli anni Ottanta, che insomma, tu sei un caposaldo degli anni Ottanta. Tantissimo, mi fa molto piacere che ci siano delle persone che amano la musica che è stata scritta da Pierluigi, Dolce Vita, più le canzoni nuove che ho fatto io. Assolutamente, infatti parleremo sia del passato ma anche del presente, che è importante, che comunque le due cose si uniscono. Faccio la prima domanda che faccio a tutti i nostri intervistati. Ti do le chiavi della macchina del futuro, la DeLorean. Ti permetto di tornare negli anni 80. Cosa fai come prima cosa? In Cosa faccio? che anno vai? Guarda, allora faccio. Aspetta, che sto cercando di trovare una posizione buona. Eccola, faccio una passeggiata per Roma perché negli anni '80 Roma era meravigliosa. Ah, quindi è una cosa particolare, non modifichi quello il passato. Ma sinceramente, per me, che significa modificare il passato? No, magari dici ho fatto qualche errore, vorrei. No, per carità, guarda, gli errori li facciamo tutti nella vita, ma no, è anche il bello della vita, voglio dire, si impara dagli errori. Senza, io non li faccio mai con cattiveria, uno li fa per impreparazione, perché non, cioè, qualche volta non ci pensa. Poi ero giovanissimo, capito, negli anni Ottanta. Insomma, mica tanto. Assolutamente. Beh, allora io ai tempi di Dolce Vita ero un ragazzino e ti ho visto live. Dove? Qua nella provincia di Piacenza. Vabbè, Provincia di Piacenza. ma tu giravi tantissimo ai tempi. No, ma nemmeno tanto, sai, No? veramente no, perché praticamente io vengo dagli anni 60, agli anni 70, cioè ho un'età, per cui praticamente credevo molto di Beatles, l'album, Pink Floyd, tutte. Un album, capito? Quindi andare a fare delle canzoni in concerto. Il problema è che io ci avevo solamente Dolce Vita, no? Per cui praticamente aspettavo che arrivasse una seconda canzone. In realtà arrivò, che fu Fall in Love, che era una bella canzone, che non ebbe però lo stesso successo di Dolce Vita, ma non importa. E quindi non lavorai tantissimo. Feci qualche discoteca poi praticamente capii che praticamente il lavoro di un artista è anche fare delle serate e cantare per la gente. Così ripresi alla fine degli anni 90 e cominciai a scrivere, anche a riscrivere, avevo già cominciato, e quindi praticamente mi sono trovato adesso con un bellissimo, molto modestamente, un bellissimo spettacolo. Ma infatti io ho scoperto che tu hai un background musicale incredibile, cioè tu hai studiato musica. Sì, beh, io sono professore di chitarra classica, ho insegnato un pochino di musicoterapia per i bambini che avevano a Roma, che avevano qualche problema psicosomatico, anche vero, no? È una cosa bellissima, la musica ti aiuta tantissimo. Poi ho studiato al conservatorio perché insegnavo alla scuola di musica popolare del Testaccio. E poi ho insegnato anche alle medie la musica, facendo tutte cose particolari. Veniva sul preside perché i bambini urlavano, quelle cose che si faceva, per esempio, silenzi e poi un urlo. Il preside venne e diceva: "Ma che E succede?" come sei finito nell'Italo Disco? Perché praticamente io vengo dal rock, ma poi vengo da tante altre cose perché mio nonno era un cantante di musica lirica.
che ha cantato anche con lui, si chiamava, lui ha cantato con la Tebaldi, con la Calla. Ah, cavolo. Gualtiero Cavallini, e ha fatto dei dischi anche così. E mio nonno, il fratello che era mio nonno, mi metteva un sacco di tutta questa musica, quindi ho cominciato lì a 4 anni cantando la Cavalleria Rustigana, i Pagliacci. totalmente un altro mondo. Bella. E io in quel tempo lì stavo facendo tempo di Dolce Vita, un anno prima di Dolce Vita, 6 mesi. Eravamo nei quarti di finale del primo festival rock italiano e si teneva al Piper di Roma, locale mitico proprio, di Bornicia, dove era stato Patti Bravo, sai, e dove c'erano stati a quel tempo anche i Colosseum, mi ricordo, bellissimi, che ero andato a vedere, e praticamente mi parte il tastierista. Allora praticamente il secondo batterista, che ce n'avevo due, mi dice: guarda, io conosco questo tipo qui, è bravo, ed era Fabio Liberatore, il tastierista degli Stadio. Ah! Grande, sai, chiedi chi erano i Beatles, sì. Cose bellissime, hanno fatto tutto il tour con Lucio Dalla, ma molto bravi, e io poi sono rimasto amico del chitarrista, no? Portera, e Fabio mi disse: guarda, io non posso, lo chiamai, dice: io non posso, però c'è un ragazzo molto bravo e ti passo il numero, ed era Pierluigi Giombini, che aveva fatto quell'anno Ricordo. Masterpiece Gazebo, aveva fatto tutto lui, cioè lui è proprio musicista, produttore e tutto, e praticamente andai a casa sua e lui mi fece un complimento enorme, mi disse: mi piace molto la tua voce, assomiglia un po' a Stevie Winwood. Ho i brividi ogni volta che la dico questa cosa. Che poi ai tempi non era poco cantare, perché in tanti davano l'immagine, ma... guarda, erano pochi quelli che davano l'immagine. I casi li sai, cioè... Sì! Però c'erano tantissimi. C'era Spagna che dava la voce a tanti. Eh beh, certo, Spagna è... Sto facendo il tour con lei. Ah, grandissima. 100 spettacoli in Francia, bellissimo con lei, Samantha Fox, e Ottawa. Adesso ci siamo fermati, dovremmo ricominciare a agosto. Spagna è una cantante meravigliosa, è una persona stupenda, proprio. Siamo molto in simbiosi lì. E quindi niente. E quindi andai da Giombini. E quando lui mi disse sta cosa, mi disse però... E mi mise sul piatto, sul giradischi, al tempo che chiamavo piatto, mi mise Masterpiece. E io venivo dagli Spandau Ballet, mi piacevano i cosi di Duran Duran, Spandau, Pink Floyd, Gentle Giant, King Crimson, non tanto la parte dei Bee Gees della Febbre del Sabato Sera, mi piaceva più questa roba rock, no? Ma anche certo. Da The Moon, dai Gas Nevada, da tutta l'Italia Record, no? Perché avevo fatto un coro in un disco, poi ti racconterò. E quando sentì questi suonini di Masterpiece, ti giuro, è come mi cambiò la vita. Dico: ma che meraviglia! E lui mi dice: però purtroppo tu canti in italiano. Dico: no, io canto in inglese. E dico: ti porto qualche cosa. E chiamai Manuele Luzzi, che era il figlio di Luzzi, il grande critico d'arte jazzista italiano, che è morto, poverino. E con Manuele ci chiudemmo in studio di un amico suo.